Sì, diciamo che abbiamo da circa 10 anni, ormai, cioè quest'anno faremo il decennale dell'inizio di questo progetto che funziona a livello nazionale, e siamo veramente onorati di operare a Novara, per il comune di Novara, ormai diciamo per il secondo rinnovo del comodato d'uso che. E quindi diciamo che abbiamo operato circa 5 anni fa e adesso sta riprendendo il secondo comodato, per cui forniremo altri 2 mezzi più quello già consegnato a dicembre, e in totale saranno 3 automezzi attrezzati per il trasporto di persone disagiate. Sono dei Ducati e quindi sono 9 posti con la possibilità di trasporto di 3 carrozzelle ciascuno. Sì, l'obiettivo è quello di rafforzare questo servizio. Rafforzarlo perché da una parte questa operazione con MGG ci permette di avere la disponibilità in comodato d'uso gratuito di risorse, di automezzi attrezzati. E in secondo luogo permette anche di valorizzare la partecipazione dei soggetti economici, quindi imprenditori, aziende, esercizi commerciali, al sostegno di questa iniziativa. Vogliamo rafforzarlo perché con il 2012 noi continueremo il servizio attraverso i mezzi disponibili per il trasporto di soggetti disabili e di soggetti anziani non autosufficienti che sono in carico al servizio del Comune di Novara. Nello stesso tempo noi vorremmo rispondere ad un'esigenza che ormai è evidente sul nostro territorio per venire incontro al centro diurno gestito dall'associazione ANCSA, che si occupa dei soggetti autistici. Anche questa realtà ha bisogno di strumenti, di mezzi per poter esercitare il trasporto di questi soggetti nell'arco della settimana. Cominceremo cercando di garantire la disponibilità di uno dei 2 mezzi per 2 mattinate della settimana, e quando riusciremo a ottenere un terzo mezzo, a partire da giugno in avanti, potremo ulteriormente rafforzare questo servizio. Quindi si tratta di un'importante operazione dal punto di vista sociale perché viene incontro alle esigenze dei soggetti delle categorie più deboli, permettendo loro di fare una vita il più possibile civile e normale.